Barbara D'Urso sgancia la bomba con un annuncio social dopo giorni d'attesa. Ecco dove la vedremo da questo momento in poi. Da giorni Barbara D'Urso ha incuriosito parecchio i suoi follower con un conto alla rovescia che ha insinuato parecchi dubbi. Coming soon, ovvero arriva presto, e tutti hanno pensato al ritorno in televisione dopo quasi un anno intero dalla sua assenza. 9 ha smentito categoricamente le trattative in corso per un contratto con Discovery, e quindi un format in stile Pomeriggio 5 da proporre ai telespettatori. Poco tempo dopo però, l'azienda ha smentito questa ipotesi, e quindi nulla di fatto che per il colosso sempre più in via d'espansione. Quale sarà a questo punto il futuro della popolare presentatrice partenopea? Ha svelato finalmente dove la vedremo da questo momento in poi, in maniera assidua e frequente con uno sguardo diverso nella sua vita, e probabilmente anche nella sua carriera. Si tratta di un progetto che forse in molti non si sarebbero aspettati, ma che apre le porte ad un altro capitolo nella vita della D'Urso. Barbara D'Urso, svelato il nuovo progetto. Ecco dove la vedremo. Finalmente l'attesa è finita. Barbara D'Urso ha svelato su Instagram il suo nuovo progetto con una clip introduttiva in cui la veniamo alle prese con una cosa che le piace molto e piace altrettanto ai suoi fan. Una tazzina di caffè, il suo amato caffèuccio. Finalmente la conduttrice napoletana ha rivelato dove sarà possibile vederla da adesso in poi, e non si tratta di una piattaforma TV tra Rai, 9 o addirittura ancora Mediaset, che sembra aver bannato da qui fino alla fine della sua carriera. Come molti colleghi nel mondo dello spettacolo, Barbara si apre a TikTok e in maniera seria. Da qui in poi, entreremo nel suo privato, nella sua casa e nei suoi spazi, tra affetti e lavoro. La D'Urso condividerà dei video su TikTok dove non è chiaro bene di cosa si occuperà, magari racconterà qualcosa sul suo glorioso passato in TV. Molti dei fan si aspettano qualche frecciatina al veleno che sicuramente non mancherà, chi può dirlo? Fatto sta che un progetto del genere potrebbe indicare due cose. Un ritorno imminente in TV e quindi una sorta di polverina negli occhi per preparare il pubblico a seguirla nella sua nuova avventura, oppure il contrario. Carmelita potrebbe essere lontana anche il prossimo anno, e dedicarsi dunque a progetti collaterali, come appunto la piattaforma dove oggi ha esordito in grande stile. Staremo a vedere.